Per chi non sapesse che cos'è il metodo e che cos'è l'OCME, vi faccio un quadro generale. Il metodo OCME risolve quattro problemi fondamentali che hai quando studi. Primo problema, inizi a studiare e studi anche cose inutili. Questa è una fase, si chiama organizzazione, la prima fase che spieghiamo. Se tu non ti organizzi, studi delle cose inutili. L'organizzazione serve a capire quello che devi studiare. Secondo problema, leggo e sottolineo. Voi magari potete pensare che sottolineare, dice, io mi trovo bene a sottolineare, anch'io mi trovo bene a sottolineare. Quando leggo i libri di lettura li sottolineo tantissimo. All'università usavo vari colori, usavo il giallo, poi l'arancione, poi la penna per le parti più importanti, però solo per le parti più importanti. Queste sono tutte opinioni relative che non c'entrano nulla nell'ottica dell'apprendimento. Quindi anche se vi piace sottolineare, potete continuare a farlo, cioè non toglie che dovete fare degli schemi per organizzare delle risposte. Questa è la seconda fase, la comprensione. La comprensione si fa tramite degli schemi a cascata che appunto risolvono il problema delle perdite di tempo che ci sono quando sottolinei. Terza fase, memorizzazione. Voi mi direte, sì vabbè io ho capito, però poi dopo lo devo anche ricordare. Perfetto, c'è la memorizzazione. È la memorizzazione che si fa con delle mappe mnemoniche e gli schemi a cascata vanno convertiti in queste mappe. Le mappe mnemoniche poi vanno memorizzate con il palazzo. Ricapito. Prima fase organizzazione, non studiare parti inutili. Seconda fase comprensione, non perdere tempo a leggere e sottolineare. Terza fase memorizzazione, non perdere tempo a ripetere oralmente. Perché ripetere oralmente per memorizzare è un'attività improduttiva. E voi magari dite, no, ma io mi trovo a esporre oralmente. Si fa, ma si fa dopo la memorizzazione. Questa è la grande rivoluzione che abbiamo portato, che nessuno diceva prima di noi. Cioè, esporre, allenarsi ad esporre dopo aver memorizzato col palazzo. Ragazzi, questo è un superpotere. Vi troverete all'esame che attraverso il palazzo, che è una tecnica che ha 2000 anni, vi troverete che avete l'impressione di saperne di più dei vostri professori, perché avete una proprietà tecnica della materia che magari loro non ricordano, perché non hanno il palazzo della memoria. E lo dico senza nessuna arroganza, perché era così. I nostri professori, quando andavamo a dare gli esami, ci dicevano, ma lei veramente si è memorizzato tutte queste sentenze a memoria? E Giuseppe diceva, sì, questo, e gli diceva tutte le sentenze a memoria. Diventa un gioco col palazzo. E la quarta fase poi diventa l'esposizione. Quindi, posto che tu hai memorizzato, semplicemente devi diventare bravo a raccontare quello che dici. Ma lì poi diventa veramente un gioco, perché è solo un esercizio di oratoria, sostanzialmente. Okay.